Un pallone, no, è un'altra cosa. Fischia il direttore di gara, inizia Gunners contro Vetralla. Non trova il pallone il numero 20. Ora in avanti subito per Melcarne. Sul sinistro Melcarne, il tocco morbido. E arriva il vantaggio dei Gunners. 1-0 al secondo minuto. Gunners che hanno trovato subito il vantaggio, prova subito in traversione in avanti, un lancio a cercare sempre Zlatan. Addio, palla Mieri, comincia da Fontes, centrale di difesa roccioso dei Gunners. Palmieri con il no look per Melcarne, che prova a scambiare con il set, pallone di rigore ancora per Melcarne, il tocco morbido per Palmieri, il tap-in facile facile a porta vuota, 2-0 dopo solamente 3 minuti. Da cercare Palmieri, si va a prendere il fondo, Palmieri con l'esterno, colpo di testa a chiudere, deve liberare l'area alla difesa, ci riesce e vuole subito ripartire con questo lancio in profondità per Zlatan. È solo Zlatan davanti a Possanza, il tiro, la grande risposta, ma poi arriva il gol del 2-1 e accorcia le distanze il Vetralla. In avanti vuole palla Zlatan dentro l'area di rigore, il cross è per lui, colpo di testa alto di poco, De Falco prova a sfondare, pallone sul sinistro, viene toccata l'ultimo mano Cerino, si addormenta qui la difesa del Vetralla e arriva il 3-1 di De Falco sulla dormita della difesa del Vetralla. Calcio d'angolo da destra del Vetralla, cross dentro, arriva un colpo di testa, pallone buono per Natali, il tiro, il palo pieno e poi la ribattuta da un metro di Piozzi, 2-3. Arcese, sbaglia Arcese, Natali davanti al portiere, la tocca Natali, 3-3, pareggio. Fischielli regge di gara, Piozzi spiazza il portiere, 3-4. Melcarne però lo strappo, invia la difesa ma c'è subito Palmieri che va a destra da De Falco, prova a prendersi il fondo, il 7, il piazzato, 4-4. Calcio di punizione, Palmieri in qualche modo spizzare che può favorire la corsa di De Falco, avanza De Falco, doppio passo, pallone sul sinistro in profondità per Melcarne davanti al portiere, Melcarne si gira con il sinistro, 5-4 dei Gunners. Duplice fischio, finisce 5-4 il primo tempo. Cross dentro sul secondo palo, colpo di testa ad allontanare. Zlatan prova a portare il pallone, aspetta l'arrivo dei suoi, ma si chiude bene la difesa dei Gunners, non si fa trovare impreparato, ritorna anche Cappuccio, prova a chiudere l'Arnese, il passaggio in profondità è buono per Braga, il tiro, la parata miracolosa di Possanza, pallone che rimane in gioco, avanza il Vetralla, lo scarico dietro, c'è Zlatan, il sinistro, tiro sul fondo, ancora De Falco dentro l'area di rigore, va a cercarsi la bandierina e arriva il triplice fischio del direttore di gara, finisce 5-4 per i Gunners.